la prima casa di pensiero, la prima iniziativa che facevo fu una strada per Roma che aveva vinto lo Strega quell'anno, che era un remake in qualche modo adulterato di un libro fatto dopo la guerra, e poi dopo purtroppo avevo altri due momenti con lui, tutti e due segnati un po' da problemi gravissimi. In uno era, stava venendo da noi, era già a Bologna, venne la notizia della morte a Cuba di Roberto, del figlio, e quindi insomma fu un momento purtroppo indimenticabile ma drammatico. E poi insomma la primo sintomo della malattia, lui era qui da noi, e abbiamo quindi pensato di, lavorandoci su qualche anno, qualche tempo, che non poteva essere dimenticato questo impulso, che è stato determinante, che certo non è molto rispetto a corporale, rispetto a tante cose, però è. E dobbiamo dire, grazie ad Antonio Davini e a tanti nostri volontari che negli anni si sono susseguiti, e qualche anno dopo, diversi anni dopo, venne da noi Anna Giovina, Giovina Volponi di Annello, la vedova che purtroppo è mancata l'anno scorso, e che vuole ascoltare da noi proprio un resoconto sul perché noi facevamo la targa poltrona. Poi ricordo sempre una sala come questa, si alzò e gli disse: caro Davide, ci sono le Marche, c'è Urbino, c'è Milano, ma insomma voi volete lavorare, volete ricordare Paolo, c'è un affetto vero. Per me siete voi, la targa Volponi sarete voi. E devo dire che è stata una grande soddisfazione, tra l'altro Giovina era la principale collaboratrice di Olivetti, cioè una donna di grandissima autorevolezza, e senza il rapporto tra noi e Laura Betti forse non avremmo avuto questa opportunità, cioè di farla venire a Bologna per questa occasione. Quindi insomma fu per noi un'inaspettata, non un'investitura, ma un riconoscimento importante, e abbiamo proseguito. Sto finendo perché ormai ci siamo tutti. Quest'anno vedete è abbastanza lungo l'itinerario del premio, abbiamo avuto Bruno Tognolini, abbiamo avuto Eva Marisaldi, oggi c'è Mirta Caroli che possiamo già applaudire, che è qui con noi. Non darò la parola a Bruno Stefani, ricordo solo le altre tappe, insomma intanto certamente l'avete letto sui giornali, siamo molto lieti di avere venerdì Francesco Buccini con noi, e poi dopo proseguiremo e avremo altre occasioni molto belle. Valerio Evangelisti, un grande scrittore bolognese, insomma a cui siamo tutti molto affezionati, e poi anche voglio ricordare un appuntamento conclusivo un po' di questo percorso, che con un, veramente vi consiglio di venire, e sarà il giorno 20, la sera del 20, purtroppo ci sono anche altre presenze, ma non ve le dico, sono bellissime anche quelle onestamente, ma insomma ce ne sono tante alla festa, però il giorno 20 noi avremo con noi il decano degli scrittori italiani, e si tratta di un grande scrittore che va pienamente riscoperto, e che è Nino Milani. Nino Milani, l'autore di Efre, di Tommy River, che sono romanzi per la gioventù bellissimi, ancora adesso sono i più belli forse, che sono stati scritti in Italia, non solo è ancora vivo, ma scrive ancora nella sua famiglia, ha 94 anni, sarà portato da noi insomma in macchina, ma guiderà un po' anche lui, perché ancora è qui, da Giovanni Giovannetti, un editore di battaglia bravissimo, verrà apposta dopo tanti anni alla festa. Per tutte le età, sono stati anni in cui il Corriere dei Piccoli, che vendeva 200.000 copie, veniva scritto dalla prima all'ultima pagina integralmente da Milani con 10-20 pseudonimi. È una figura unica della nostra letteratura. Quindi venite, insomma, come venite da Mirta qua e da Lucino. Bene, a me non resta altro, ma pochi minuti leggerò la motivazione, ma insomma che cede della parola Bruno Stefani, che racconterà di questo premio a Mirta Caroli, che chiamiamo qui Mirta Caroli, Bruno Stefani, Daniela Pilati, Sandro Malossino, Cadranca Capentini, insomma di tutti gli ottimi giovani, non vorrei aver dimenticato qualcuno, ma gli interessari, insomma qui diciamo, prego. La quale scenderà nel momento del palco. Grazie.
c'è prima la dedica, o meglio, la motivazione di Carli è abbastanza breve, sono 15 pagine da più scritto. Mirta Carli è nata a Brisighella. Dopo gli studi artistici a Bologna ha insegnato discipline plastiche presso il liceo artistico e didattica dell'arte all'Accademia di Feriano. Ha iniziato a esporre nel 1984 con numerose mostre personali e collettive in Italia e all'estero che non si sono mai interrotte. Una delle sue caratteristiche più note è quella di essere autrice di numerose sculture di grande dimensione. Il suo lavoro e la sua poetica si incentrano sullo studio di forme ancestrali, quasi primordiali, risalenti sia ai miti che alla vita dell'uomo, evocative di antiche civiltà. Nel 99 le viene conferito il premio Marconi per la scultura. Da sempre il lavoro di Mirta Carli è legato allo studio dello spazio attraverso l'indagine storico-culturale degli ambienti nei quali si trova ad operare. Oltre all'uso del ferro per le sculture, dal 1990 ha iniziato ad affrontare i metalli preziosi, oro ed argento, con la sua ricerca delle forme pure, numerose le mostre personali e collettive dove ha presentato i suoi omini. Ce n'è uno bellissimo adesso al collo della professoressa Vezzari. Delle grandi opere capaci di dare e segnare un intero contesto urbano e sociale, al microcosmo dei gioielli che mutano e illuminano i corpi. Mirta Carli ci presenta sempre una originalissima arte capace di interpretare e modificare il mondo e le persone che l'artista vive e incontra. C'è una particolare generosità in questo suo modo di essere artista che si accompagna non casualmente all'esperienza fondamentale della docenza. E per questo carattere peculiare che Casa dei Pensieri le assegna la targa Volponi 2019, nell'ispirazione di uno scrittore attento sempre alla storia e all'interiorità. Grazie. Posso dire due parole? Dire proprio due parole. Intanto volevo ringraziare la vice sindaca Marilena Pillati, scusate, e, perché per me è un grande onore essere stata appunto così che mi abbia consegnato questa targa, che per me è molto importante, è un onore riceverla dopo tantissime grandi personalità che negli anni hanno ricevuto questo riconoscimento. È per me un grosso stimolo nel voler andare avanti, nel voler migliorarmi, nel voler lavorare ancora con maggiore profondità e con un rigore di ricerca appunto nel campo della scrittura. Inoltre volevo dire che la targa appunto dedicata a Paolo Volponi, che grande poeta, letterato, onora tutti noi che appunto abbiamo appunto la possibilità di ricevere questa targa in suo onore. Io vi ringrazio tutti per essere venuti stasera e volevo soltanto presentare i nominativi, quello farà Bruno Stefan, dei miei relatori, la professoressa Iadranca Bentini, Maria Luisa Bettari e Sandro Malessini. Vi ringrazio e ringrazio voi di cuore. Bene, mi ha risparmiato una parte del mio dovere. Ma solo il nome. Sì, credo. Successivamente verranno anche alcune notizie biografiche di mano in mano che loro interverranno. Ho pensato anch'io di dire qualcosa su Mirta e l'ho fatto sia usando parole e idee personali, sia estrapolando e riadattando per l'occasione punti di vista di illustri critici che sono stati suoi recensori. Non vorrei farla lunga perché quella etica
che ha letto Davide Aria già densa di contenuto, però qualcosa, dato che una fatica me la sono fatta, ve la voglio leggere. E se qualcuno magari pensa che sia ora di smettere durante la lettura, mi faccia un segnale e io interrompo immediatamente. Quelle disegnate e modellate da Mirta sono forme ancestrali, interpretato bene, quasi primordiali, evocative di civiltà risalenti al mito e dalla notte dei tempi umani. Persevera in lei, grazie alla sua costante connessione da opera in luogo della creazione, un legame profondo tra la sua terra d'infanzia, sublimata negli archetipi stilizzati delle civiltà agricole, e di linguaggi espressivi che più di altri le consentono di esibirne la nostalgia. C'è quindi la contemporaneità di un linguaggio astratto quanto basta per lambire il midollo del ricordo affettuoso per quelle macchine semplici e primarie di una terra contadina che è supporto, memoria e abisso delle civiltà che ne hanno beneficiato. Nell'opera di Mirta convivono infatti poeticità e concretezza, ricerca innovativa e confronto con la tradizione. Due anime contrapposte che attraverso la sua padronanza, la sua di Mirta, dei mezzi espressivi, si sublimano in un linguaggio unitario ed evocativo. Ne scaturisce un discorso a volte filosofico, a volte lirico, che utilizza l'alfabeto primordiale della terra e del fuoco come elementi al tempo stesso astratti e reali, o concettuali e concreti. Evolvere andando in profondità, sondare nel profondo della materia, questi gli indirizzi della ricerca di Mirta. Il disegno ne è parte ideativa e progettuale fondamentale, ovvero, per dirla con Valéry, la più ossessionante tentazione dell'intelletto. Un intelletto che bi, tri e quadridimensionalizza la rappresentazione scultorea, ricorrendo all'acciaio, al cotone, al ferro, lavorati per essere tolti e rimessi, sfrangiati, tagliati, disegnati, piegati e poi assemblati, ma sempre apportandosi rispettosamente all'ambiente circostante, per esaltarlo ed integrarlo con la stessa organica ed interiorizzata metodicità. C'è sempre nei pensieri di Mirta un rispettoso omaggio d'appartenenza alla Romagna e una fedele riconoscenza all'ispirazione che da sopra e sotto questa terra le proviene, facendo di lei un'ortolana di schegge di coccio. Non ha una tradizionale formazione orata, ma ha cresciuto il suo fare nelle botteghe bolognesi dei più grandi artisti di gioielli. Passione nata per un prêt-à-porter personale e indirizzatasi poi verso il prossimo, con uno stile personalissimo capace di trasformare terraglie arcaiche, cocci e stati da pozzi, da sotterranei di monasteri e da ruderi di faentine case patrizie in gioielli contemporanei. Questi monili, esposti solo in musei o gallerie d'arte, sono pezzi unici dalle forme libere, privi di schemi, mai ripetitivi e, se mai si potrà, da indossare superstiziosamente come amuleti per la storia della vita. Fanno già è presidente del Conservatorio Musicale Mattini di Bologna. Ha rivestito molti incarichi precedenti a questo di altrettanta qualità e significanza. È stato soprintendente per i beni artistici e storici per le province di Bologna e Ferrara. Dopo magari integri se dimentico. Bologna Ferrara, Florence Sera, Ravenna Rimi, presidente del Comitato Scientifico del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, membro della Commissione per i Beni e le Attività Culturali della Regione Emilia-Romagna,
ha progettato, ordinato e diretto importanti mostre in Italia e all'estero dal 70 ad oggi, oltre ad essere autrice di saggi e cataloghi di carattere scientifico. Prego. Grazie. Intanto un saluto ai presenti e un abbraccio a Mirta, perché ancora non gliel'avevo dato. E adesso, dopo la premiazione, il dubbio davvero è meritatissimo. Io ho conosciuto Mirta Faenza quando dirigevo, non presiedevo, la mia era una carica di tipo tecnico-scientifico e non di tipo, diciamo, istituzionale, rappresentativo. L'ho conosciuta non come artista, ma l'ho conosciuta come costumista, scenografa, posso dire così, scenografa. Si stava girando il film su Baccarini, questo straordinario giovane artista di primo Novecento, Fantino, che purtroppo la morte precoce toglie dal palcoscenico, diciamo, dei grandi italiani, sicuramente un giovane di grandissime speranze, pittore, ceramista, scultore, incisore, cioè un artista tutto tondo. Si stava facendo questo film e Mirta partecipava attivamente con un occhio attentissimo a tutto quello che era la ricostruzione storica degli ambienti, la scelta dei luoghi naturalmente dove girare questo film e i costumi. Quindi io ne ho avuto, diciamo così, una prima impressione attraverso un altro tipo di arte, poi l'ho conosciuta dopo. Ma già allora, devo dire la verità, si coglieva molto bene questa sua profonda conoscenza della storia dell'arte. Non c'è dubbio che tu sia una grande conoscitrice della storia dell'arte nel senso, diciamo, più intimo, cioè del processo artistico. Dopo, naturalmente, abbiamo fatto amicizie, ci siamo viste molte volte e poi, naturalmente, mi sono incamminata per conoscere la sua attività di scultrice, di macro scultrice, per finire poi, invece, per conoscerla molto, molto bene, in quella di micro scultrice, cioè di orafa, se così, di creatrice di gioielli. E Mirta, come posso dire, se devo usare una definizione per te, direi due parole: il sorriso e la tenacia. Questa sei un po' tu. Il sorriso perché credo che caratterialmente tu abbia una simpatia e un'empatia davvero con tutti gli aspetti della natura e della realtà e dell'umano veramente eccezionale. E poi la tenacia del tuo lavoro, che è un lavoro appassionante ma un lavoro difficile, perché tu sei sicuramente una persona molto coraggiosa. Non è che ti sei data, diciamo così, a plasmare le tecniche, hai praticato, non dico di no, ma non hai scelto quella però come tua strada principale. Hai scelto di mettere in campo dei materiali meno duttili, meno pieghevoli, diciamo, meno malleabili, e hai scelto il ferro, quindi voglio dire, il ferro non è materiale da forma. Non hai scelto il ferro come materiale da fusione, perché tu non fondi in verità il ferro, quindi, come dire, è una cosa diversa dalla grande attinenza con il mito prometeico, non so di cui parli gli altri, un'altra cosa. Tu usi il ferro che è già stato usato, in molti casi fai queste operazioni, e lo fai nella grande dimensione, lo fai nella dimensione media, abbinandolo molto spesso già e quindi evidenziando nelle caratteristiche formali e strutturali delle tue opere, evidenziando già delle relazioni o con ambienti o con luoghi o con uomini o con opere precedenti. Quindi, come dire, voglio sottolineare questo tuo dato di continuo colloquio, simpatia, rapporto tra presente e passato, in una continuità alla quale tu dai quel tocco di creatività che è tipico di un artista. Io ho visto tanti dei tuoi lavori in grande dimensione, io
ricordo, se ne voglio ricordare due, le due installazioni, il Castello di Vergine, stupende, bellissime, le altre a Crisighella, non, i titoli non me li ricordo, scusami, me li sono, però adesso mi sfuggono i nomi di queste due mostre. Così come ricordo una tua installazione in una grotta, che era veramente bellissima, che c'era un po' questa immagine titonia, no? della tua opera, che era veramente molto affascinante. Fino alla tua esposizione di Maria Cavallo, che era a colloquio addirittura con un'architettura conventuale, con delle forme conventuali, e sembrava quasi rievocare sicuramente, come dire, una vita, dei riti che non erano più presenti in quel luogo e che tu volevi in qualche modo rimettere, diciamo così. Ho letto quello che mi hai dato e che non conoscevo, e devo dire che mi sono trovata molto in sintonia con quello che ha scritto di te il nostro amico compianto Pietro Bellasi, quando parla della tua attività, ma anche della tua vocazione, diciamo, emotiva e caratteriale, a evidenziare evidenziare le coesistenze. È molto giusto. Una esistenza che è quella naturalmente che tu metti in campo quando realizzi l'opera, ma quest'opera coesiste con gli uomini, con i luoghi ai quali tu fai riferimento e dei quali l'opera, diciamo così, si colloca. E lo fai comunque, sempre, sia nella grande dimensione, come ben si vede nel fare dalle immagini che scorrono dietro di me, e lo fai anche per quello che riguarda la piccola dimensione. Io e l'amica Vestali abbiamo al collo naturalmente degli oggetti dimostrativi, non potevamo non farlo questo naturalmente, ecco, in omaggio alla serata, ma anche perché ci piacciono molto, la verità è questa, cioè sono gioielli e sono gioielli artistici, ma sono, il gioiello va portato, quindi evidentemente, come dire, dopo è di pertinenza della persona, quindi in qualche maniera c'è uno scambio anche tra l'oggetto e la persona. Beh, io trovo che questa tua meravigliosa idea di utilizzare dei frammenti, diciamo archeologici, di faience antiche, faience quattrocentesche sostanzialmente, quindi della migliore tradizione dell'artigianato italiano, il più alto che esista, diciamo così, e tra l'altro di utilizzare quelli in bianco e azzurro e blu, questo si rimandano da una parte alla perfezione del bianco e dall'altro, diciamo, al blu che è un colore cosmico. Questa tua scelta è veramente una scelta eccezionale, poi tu rivedi in argento, in oro, eccetera, eccetera, con altri metalli e così. E io trovo che ci sia in tutto questo anche un po', come dire, l'idea quasi di stare riformando, di stare ricreando una sorta di tua Wunderkammer, cioè, o Schatzkammer meglio ancora, perché parliamo di gioielli, quindi Schatzkammer. Quindi tu colloqui direttamente con la tua terra, perché tu sei di Faenza, quindi, come dire, è un amore che hai nato tutto questo, diciamo. E lo riproponi con una sottigliezza, con una intelligenza, secondo me, veramente molto alta. Io nella presentazione che avevo fatto del tuo volume relativo ai gioielli, proprio scrivendo unitamente a Maria Luisa, ecco, avevamo delle parti diverse, naturalmente io avevo una parte, diciamo così, un po' più evocativa, non voglio dire critica, perché mi era un pezzo evocativo, niente di più, insomma, ecco. E dicevo alcune cose che non sconfesso oggi, se posso ripetere. Dicevo che la tua è una passione antiquaria, sta dietro i tuoi gioielli, e un'intenzionale sperimentazione di pratiche di scultura in miniatura, improntata però a un rispetto filologico per il frammento,
vissuto come parte di un finito che suggerisce emozioni cromatiche fissate dalla storia della faianza di Faenza. Sicuramente è questo, insomma. Quindi tu, io credo, hai voluto, poi correggimi se sbaglio, rivitalizzare una tradizione, non nella coppia, diciamo così, che potrebbe essere quella di un comune artigianato storico, ma l'hai rivitalizzata perché l'hai usata per ricreare un'opera nuova. Finisco perché so che abbiamo pochi minuti, insomma. E citavo proprio per te una frase, secondo me preziosissima, di Bernard Palissy, che è un po' il nome francese, no? Un grande, insomma, che dice: Dio non creò tutte queste cose per lasciarle inoperose, parla di un universo ovviamente di cose naturali. Gli astri e le piante non sono inoperose, il mare si sposta da una parte all'altra e anche la terra non è mai oziosa, ciò che si consuma viene continuamente rigenerato. Io ho citato questo, mi sembra una frase molto bella che si... insomma, si sposa molto bene con tutto quello che fai e che continua a fare. Un'ultima notazione di cronaca, Mirta mi è molto cara anche perché ha accettato un piccolo incarico che gli ho dato come presidente del conservatorio, come presidente d'Italia Nostra, cioè ha praticamente disegnato e confezionato le nostre piccole targhe premio, quindi che di anno in anno diamo a grossi personaggi o della musica o nell'altro caso a grossi personaggi che si sono distinti ovviamente nell'arte, nella conservazione e così via. Ecco, mi auguro che questo piccolo incarico, come dire, possa continuare a vivere nel tempo, perché tu sei l'artista adatta proprio per fare da ponte tra passato e presente. Non posso dire molto di Mario Luisa Lezzali perché me l'ha proibito. Io avevo scritto un sacco di qualificazioni sue. Comunque, quella che lei preferisce è poetessa. Poi però è anche docente di materie letterarie, mi risulta, nella scuola superiore, è una valente traduttrice di testi scritti in lingue straniere, ha pubblicato comunque numerose raccolte di poesie, l'ultima delle quali è Tutto questo, punto a capo, 2018, l'editore. I suoi testi comunque sono tradotti, non quelli che traduce lei, ma quelli che scrive, soprattutto quelli di poesie, in inglese, spagnolo, francese, tedesco e svedese. Ed è comparsa e continua a comparire in numerose riviste e antologie. Grazie. Intanto buonasera a tutti. Come prima cosa voglio esprimere la mia gioia per il conferimento di questa targa Mirta, perché io ovviamente la ritengo meritatissima, perché Mirta è per me un esempio di grande e straordinaria convivenza di opposti. È straordinariamente aristocratica nella cultura e nella ispirazione artistica, ma è contadina nelle radici ed è accogliente nei rapporti umani, è straordinariamente paziente con le persone che la circondano, ma è una fucina in continuo movimento
che mi ha fatto un po' impazzire in alcuni casi, perché prendeva delle scadenze a mio avviso troppo ravvicinate, no? Ma lei ha anche questa capacità di movimento in avanti fortissima, ha generosità pedagogica nei confronti dei giovani e anche dei meno giovani che si accostano all'arte visiva, ed è veramente un esempio di creatività e di una curiosità che non finisce mai, e quindi io sono molto contenta che questa targa arrivi a lei, e sono anche molto grata di essere stata coinvolta in questa serata, anche se devo un po' spiegare perché sono qui, perché io non sono come Adrianca Bentini per esempio, e come comunque anche le altre persone che sono sedute a questo tavolo, un'esperta d'arte. Non ho nessuna conoscenza speciale nel campo dell'arte che non sia il mio amore, insomma, ma non, come è stato detto, sono un insegnante di materie letterarie e ho una fissazione per la traduzione, in particolare per la traduzione poetica. Ma il motivo per cui sono qui è, questo ci tenevo nella qualifica, è che sono poeta, e quindi sono qui per sinecdoche, nel senso che rappresento un po' tutti i poeti con cui Mirta ha collaborato, che sono una lista lunghissima che non potrò citare integralmente, ma mi vengono in mente Angelo Andreotti, Massimo Scrignoli e il nostro amico Gregorio Scalise, tanto per citare proprio i primi che mi vengono in mente. E infatti sono qui per testimoniare un altro aspetto della personalità e anche della poliedricità culturale e creativa di Mirta, che è la sua consapevolezza della specificità di quello che può essere trasmesso dalla parola, perché lei ovviamente lavora con materia, con cose che si possono plasmare con le mani, cosa di cui i poeti la invidiano ovviamente, ma è anche estremamente consapevole di quello che la parola può dare in modo diverso, dell'orizzonte emotivo, delle profondità culturali, del momento riflessivo che la parola poetica può far scattare in relazione all'opera. E quindi ci sono moltissime prove, moltissime testimonianze che provano l'amore e anche la frequentazione assidua ed esperta di Mirta con la poesia. Innanzitutto le sue letture: se uno ha la fortuna di frequentare il suo studio in mezzo ai libri d'arte, troverà moltissimi libri di poesie, Bonfoy, Mario Luzzi e moltissimi altri. E moltissime frequentazioni, perché Mirta era una frequentatrice per esempio della casa di Mario Luzzi. Ma al di là di questi elementi più esterni, Mirta ha anche lavorato con la parola, innanzitutto in dialogo col teatro, come ricordava, e con il cinema, insomma, come ricordava Adrianca Bentini, ed è stata scenografa. Ma se avete visto scorrere le immagini, a un certo punto avete visto in una stele che commemora l'eccidio nazifascista di Casale, c'è l'inserimento delle parole quanto mai adeguate e pertinenti di Ungaretti riguardo all'orrore della guerra e alla violenza che scatena negli uomini. E sicuramente un altro aspetto dell'importanza della parola per Mirta noi la possiamo ritrovare nei titoli che dà alle sue opere. Neanch'io me ne sarei ricordata a memoria, me ne sono segnate alcune: La porta del sud, passo senza fine, Nell'eco del vento, Luce nella luce, La grande promessa in forma d'aratro, Il tempio delle voci. Potrebbero essere titoli di poesie, no? O versi di poesie. E quindi diciamo che quando ci siamo incontrate, certamente io non ero la prima poetessa, il primo poeta che Mirta incrociava. Ci siamo incontrate nel 1994 sulla soglia della Galleria San Luca, dove si teneva
la mostra di un nostro amico e un collega di Mirta, Maurizio Osti, e da quel momento possiamo dire che non ci siamo più lasciate, perché abbiamo iniziato a modo nostro, con il nostro metodo, parlando molto, incontrandoci spesso e imparando a conoscere l'una il lavoro dell'altra, abbiamo iniziato a lavorare insieme, seguendo le tracce di una misteriosa ma palese sintonia. E da questa frequentazione sono nati due libri. Il primo, esattamente 10 anni dopo il nostro incontro, 10 nell'uno, pubblicato nel 2004 dalla casa editrice Eidos di Milano, è uno strano oggetto da definire. È stato chiamato in molti modi libro d'artista, Menabò, in progress, ma in realtà è proprio la storia di una frequentazione, la storia di un dialogo, un'opera realizzata veramente a due mani, o quattro, come volete dire. Non poesie che sono decorate da sculture, non sculture che sono descritte da poesie, ma oggetti di ferro, di parole, di materia e di mare, c'è tanta acqua anche nelle nostre opere realizzate insieme. Il secondo libro è venuto nel 2011 ed è il libro in cui appunto siamo insieme a Iadranca Ventini. Si chiama Forme implicite, gioielli di faience, e qui per me è stato straordinario vedere come Mirta abbia applicato, cambiando ambito di lavoro, ambito di opera, abbia impiegato lo stesso rigore, la stessa minuziosità, la stessa passione e anche la stessa creatività di quando invece affronta le sculture di grandi dimensioni. Infatti io tendo a chiamarli non gioielli ma amuleti quando li metto perché una cosa vada bene, vero? Cioè, cerco, oppure sculture indossabili, perché proprio hanno un rapporto con lo spazio e con il tempo che è sicuramente poetico. Questo è un libro che a me è molto caro, perché nell'operazione, che forse sarà descritta ancora dopo, di recuperare questi frammenti di faience, c'è un'operazione che è contemporaneamente poetica e politica. È poetica perché nel raccogliere il coccio, il frammento inutilizzabile, c'è proprio il dialogo con il tempo e anche la sfida alle ferite e alla lontananza del tempo, che è uno degli ambiti tipicamente affrontati dalla poesia, ma nello stesso tempo è anche un gesto politico, io lo sento profondamente politico, contro la tendenza allo spreco, contro la tendenza a dare un valore economico a tutto quello che ci circonda, per cui anche il pezzo buttato via, e adesso noi potremmo fare per traslato l'essere umano buttato via, non è uno scarto invece, ma viene visto nel suo valore. Però per poter vedere lo scarto nel suo valore bisogna avere un occhio creativo, che sia politicamente creativo, e quindi questo per me rende il libro estremamente prezioso. Dico due parole velocissime su queste cose che vedete, perché appunto io non sono una esperta d'arte. Vi dico in che cosa ho sentito questa misteriosa ma assolutamente evidente sintonia. Ci sono alcuni elementi di stile che io riconosco come miei. Ad esempio, la cosa fondamentale è che Mirta si colloca, e io tento di collocarmi con le parole, in una zona molto precisa, che è una zona liminare fra l'iconico e l'aniconico. Cioè, dietro alla scultura di Mirta c'è il sogno di una figura, ma non è mai figura, è cenno, è segnale, è ideogramma, ed è qualcosa che ha perso la sua relazione con il figurativo.
E questo per me è esattamente dove io cerco di stare. Se lo vogliamo trasferire in poesia, uno dei complimenti che ho sentito, che ho sentito migliore, insomma quelli che mi hanno fatto più piacere, che mi ha detto il critico Alberto Bertoni, è che le mie poesie non si possono parafrasare. E questa impossibilità del parafrasare è in sostanza quel collocarsi in questa zona, no? Fra ciò che è in qualche modo l'ombra, il ricordo, il sogno di ciò che è stato figurativo, ma figurativo l'ha già, tutto ciò che è figurativo è già stato bruciato ed è già stato proiettato oltre. L'altro elemento è la sfida dello spazio. Lo spazio è un luogo forse normale per la scultura, forse diversamente per la poesia, perché la poesia è più in relazione col tempo, ma lo spazio è estremamente importante. Mirta non fa mai un'opera senza sapere dove quest'opera dovrà essere collocata e dove dovrà essere dovrà figurare. Poi il lavoro sulla tradizione, che è già stato citato, che però è un lavoro sulla tradizione che serve sempre a trovare il nuovo e soprattutto a cercare l'ignoto. E un altro elemento è il gesto di donna, perché il ferro normalmente non è propriamente un materiale da donna, no? Si dice, ma dietro la scultura di Mirta c'è un gesto di donna che però non è un gesto femminile, è un gesto di una, se vogliamo usare la parola femminilità, dura, ferrigna, tagliente e non tanto terrestre quanto geologica, e questo è un elemento che mi piacerebbe fosse riconosciuto anche a me. E soprattutto l'ultimo elemento in comune che abbiamo io e Mir, cioè l'idea che il nostro è un lavoro infinito, è un movimento infinito, è un continuo lavoro soprattutto sul sé piuttosto che sulla materia, che porta a un movimento continuo. Adesso sta per uscire un altro libro di Mirta, è un libro in cui io ho collaborato solo tangenzialmente questa volta, più di ascolto, no? Ma che effettivamente di contributo. È un volume che uscirà per la casa editrice Magonza, e che sarà una cavalcata attraverso le principali opere scultoree di Mirta, un po' tutta la sua produzione scultorea. Al centro di questo volume ci sono c'è una mostra che è stata per Mirta molto importante, che si è tenuta nel 2010-2011 a Palazzo Stefanoni a Ferrara, e che affronta nella maniera tutta di Mirta il tema del volo, e quindi di nuovo un gioco di ossimori e di contrasti, perché le sculture di Mirta dedicate al volo sono contemporaneamente lievi ma taglienti, dure ma aggraziate, e danno questa idea di equilibrio sempre da ritrovare, sempre da ricostruire, tra la forza di gravità e la tensione invece verso il cielo, la tensione verso l'altrove. E all'interno di questo libro compare un testo che io ho scritto per Mirta e per queste sculture di Mirta in particolare, e io finirei il mio intervento leggendovi questo testo, che al momento è inedito proprio perché comparirà nel libro di Mirta. Volo. La storia esplode intorno. Inverosimile nel sangue, la descrizione di un paesaggio. Non ho mai volato. Cosa accadrebbe agli occhi? Una lucentezza d'acqua, tagliente scienza delle altezze, scrive il cristallino come fosse una pagina. Non ho mai volato.
cosa farebbero le mani? Più pregevole mezzo le giunture della luce, sottili i muri delle cose. Non ho mai volato le gambe, quanto sarebbero di intralcio. Sul rasoio dell'aria, il passo ha la leggerezza del ferro, mai volato, mai toccata una nuvola. È calda o fredda? Mai volato, mai aperto il compasso della vista. Sorgono angoli bianchi e blu, l'ombra rimane un'ipotesi fuori dal campo visivo. Mai volato, trattienimi adesso, ancorami. È atroce quanto risucchi il cielo. Grazie. Vicepresidente esecutivo dell'Associazione Culturale Felicità Factory. Poi io so che tu organizzi un sacco di mostre a partire dalla sede della Regione Emilia-Romagna, ma anche la sede a Vennate, e poi non so se ce ne sono altre, immagino di sì. È iscritto all'albo dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti, è già presidente dell'Associazione Culturale Bologna Soquadro con due Q. Grazie. Bene, io penso che a questo punto noi parleremo di scultura, parleremo io e Mirta assieme. Con Mirta ci conosciamo la seconda metà degli anni 80 e sono gli anni nei quali tu hai cominciato a esporre. Ci siamo frequentati, abbiamo visto, abbiamo fatto cose insieme, perché abbiamo fatto, ho partecipato a alcune mostre che ho curato io, anche una mostra personale. Però in occasione della consegna della taglia ci siamo incontrati alcune volte in studio e ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato di che cosa avremmo potuto dire. E sono andate, è nato un dialogo con delle domande. E si è pensato a questo punto perché non ripetere queste domande che ci siamo fatte l'uno con l'altro per cercare di capire un po' del tuo lavoro, della scultura in particolare. E siamo partiti dagli anni 80. Gli anni 80 sono stati per Bologna anni molto importanti sia per l'arte figurativa ma per anche altre forme culturali. Ti hanno vista entrare in qualche maniera da una porta, non vorrei dire di servizio, ma una porta che veniva dalla provincia, che non era quella della città, dove succedevano già determinate cose. Tu avevi avuto una formazione prima di liceo artistico, poi l'Accademia di Belle Arti, ma venivi fondamentalmente da Pischella, per cui venivi dalla provincia. E dalla provincia ti portavi dietro un qualcosa che è rimasto comunque in tutto il tuo lavoro, cioè ti portavi dietro questa memoria della civiltà contadina. E nelle prime opere che si potrebbero definire oggetti sculture della seconda metà degli anni Ottanta, recuperavi delle parti di macchinari e ti portavi, non come faceva Duchamp, portandoli a un contesto all'altro, intervenivi con delle piccole modifiche, con degli interventi, a volte capovolgendo anche l'oggetto, e ne creavi una struttura. Questi elementi credo che siano gli elementi che ti hanno seguito anche per buona parte degli anni 90. Ecco, su
ecco, su la tua attenzione verso questi oggetti, in che maniera ha formato il tuo lavoro, l'ha plasmato nei primi anni e in quelli successivi? Dunque, gli anni 80 per me sono stati molto importanti, non solo perché ho cominciato ad esporre, ma ho fatto delle scelte fondamentali, come quello del materiale, quindi materiali duro come il ferro, come l'acciaio corto, eccetera. Credo che nel mio immaginario, chiamiamolo così, ci sia proprio questo mio retaggio bello, interessante, che mi porto dietro e nelle mie sculture questi elementi, diciamo così, collegati alla civiltà contadina, ma in senso molto ampio, cioè proprio delle forme, queste forme pure, queste forme sintetiche, che forse mi contraddistinguono. Poi man mano, ecco, negli anni 80 ho fatto quello che si chiamava un po' ready made, utilizzando appunto questi ferri che sono magnifici, già forgiati da questi antichi artigiani, con il ferro battuto, quindi col ferro per far portato al rosso e combattuto con i martelli, che sono veramente già di per sé delle bellissime strutture. Io intervenivo, poi interpretavo questi elementi con delle strutture nuove, quindi era un po' un atteggiamento diverso, quello voler trasformare in un oggetto mio delle cose già fatte, un po' come del resto ho fatto anche con i frammenti, se vogliamo, in qualche modo. E quindi questa è una partenza, è la scultura di media e piccole dimensioni. Poi c'è stato un passaggio ulteriore, che poi diciamo che no, ecco, l'utilizzo di questi nuovi materiali come il ferro, l'acciaio corte, cosa comporta? Cioè, sono gli elementi che fanno sì che tu ti cominci a progettare delle grandi sculture? Sono lo stimolo per questo? Allora, già nelle piccole sculture ho sempre rapinato delle idee, cioè già sono delle opere finite in sé. Però anche delle idee, delle possibilità che poi io posso riprendere con la grande dimensione. La scelta che volevo dire invece è che verso la fine degli anni 90 ho avuto chiaramente questa idea, è stata veramente un'idea molto, molto netta, molto forte, di voler affrontare, l'avevo già fatta in parte, però con maggiore consapevolezza lo volevo fare, la grande dimensione, per cui il metallo me lo permetteva. Quindi ecco la scelta del ferro, dell'acciaio corten, ho fatto diverse sculture acciaio corten, qui vedete la Nike che è nella rotonda, la vedete di giorno e poi ne parliamo. Comunque, per dire, ecco, lavoro sempre sullo spazio con determinati criteri. A proposito delle grandi sculture, come nascono? Prima realizzi un progetto, poi l'adatti allo spazio, oppure parti proprio dallo studio del luogo e dove andrà posizionata la scultura? Parto sempre comunque dal luogo, mi faccio ossessionare dal luogo, nel senso che vado per molto tempo, ci sto, disegno molto, ecco l'altra cosa che mi contraddistingue è il disegno, adoro la matita, soprattutto proprio il disegno primordiale. E quindi studio lo spazio, studio i rapporti, perché con l'esterno è facilissimo sbagliare, quindi bisogna stare molto attenti, bisogna fare grande esperienza e quindi parto sempre tra l'altro dal disegno, faccio le foto dello spazio, tutti i punti di vista eccetera, poi comincio a disegnare, non faccio mai la maquette la posso fare dopo, quindi disegno e una volta che ho definito il mio lavoro entro in laboratorio. A proposito di questo, entro in laboratorio, cioè come viene la tua partecipazione alla realizzazione di grandi sculture in un laboratorio? Allora, la tecnica che io uso praticamente è la tecnica che parte dalla lastra, taglio la lastra col plasma,
faccio, beh, quindi ho in testa tutto quanto i rapporti e tutto il complesso della scultura. Lavoro nel laboratorio con degli operai chiaramente che mi aiutano, però taglio col plasma, dopo assembliamo tutti i pezzi che viene saldato, dopodiché poi si passa, prima anche certe volte uso il concavo e il convesso perché piego le varie parti della scultura. Quindi fondamentalmente i passaggi sono questi: disegno, taglio col plasma delle varie parti, assemblaggio e la saldatura e poi le eventuali patine. Però sempre nei rapporti io devo essere nel laboratorio perché nessuno mi può fare le sculture, perché i rapporti li vedo, cioè li inizio io, ce li ho, insomma, ce li ho nella testa, più che altro proprio ce li ho nella testa, più che quasi li sento, non so come dire, è davvero così. Quando sei in laboratorio ti capita di modificare quello che è il progetto iniziale? Molte volte ci sono delle modifiche assolutamente importanti e che poi cioè, proprio la struttura te lo chiede, lo vedi, lo percepisci. Non molto, però capita. Tutto il tuo lavoro, ne abbiamo parlato assieme, è strutturato per cicli. Per ricordo appunto l'alfabeto del grano che avevi presentato a Brisighella, come ricordava prima lei, che cambia il titolo, oppure la persistenza del segno della mostra che lui ha sito sulla terra, che serve di pelle, fino alla mostra della Fifanola Ferrara. E poi per ultimo direi la mostra del 2013 allo studio G7 di Ginevra e Vicolo. Cioè, come nascono questi cicli e quando lavori a uno lavori anche contemporaneamente ad altri, una volta affrontato un ciclo o chiudi e non lo rivedi più? Dunque il ciclo viene dato proprio dal progetto, nel senso che ad esempio a Brisighella dove avevo fatto praticamente, non so, 70-80 sculture in diversi luoghi della cittadina, quindi. E lì soprattutto l'alfabeto del grano, che tra l'altro è un titolo che ha dato Maria Luisa, perché nelle opere iniziali vedete un lavoro che avevamo fatto in una ghiacciaia lì a Brisighella, Terracqua si chiamava, per cui io lavoro sui temi, nel senso che mi vengono le idee, mi vengono i titoli, mi viene tutto, cioè ad esempio a Castello di Bergine invece avevo un castello, io ho la persistenza del segno, ho immaginato il castello nel momento dell'assedio, tutto quello che succedeva fuori e dentro. Lì è nata Nike, tra l'altro, che era un po' il cavallo di Troia messa all'interno, all'esterno, perché non si sapeva poi a chi poi venisse data la vittoria, perché l'interno è adatto alla difesa, l'esterno all'attacco. Quindi se pensiamo anche alla storia della... E per cui avevo fatto nei camminamenti, anche lì avevo moltissime opere, forse una settantina, di veramente di grande dimensione, disegni, ceramiche, ho fatto un progetto, ci ho lavorato 2 anni. I temi me li dà, e così anche la ricerca che poi posso riprendere o meno, il contesto in cui vado a lavorare. Ad esempio a Palazzo Schifanoia, dove poi abbiamo portato avanti col direttore, che col poeta Angelo Anderotti, che prima appunto ha nominato anche Maria Luisa, che è un comune amico poeta, e invece lì mi sono rapportata agli affreschi dei mesi e ho notato, studiando, sono andata 3 mesi quasi tutti i giorni a Ferrara e stavo dentro Palazzo Schifanoia a disegnare, perché volevo capire il suono e il volo dei tantissimi volatili presenti nell'affresco. Quindi c'è il pavone, ci sono moltissimi falchi, falconelli, perché Corso d'Este andava con i suoi militari, il ventennio, tra l'altro il fantastico di Corso d'Este, dove non ci sono guerre e i militari vanno a caccia. Quindi ci sono sempre queste partenze da Ferrara per andare a caccia, quindi con i falconi, eccetera. Quindi ecco, anche quello è un altro tema. Mentre invece dopo Palazzo Schifanoia, alla Galleria G7, ho affrontato il tema dei codici miniati, perché all'interno di Palazzo Schifanoia c'erano moltissimi di questi antifonari
codici miniati degli estensi, tra cui anche una parte della bellissima biblioteca di Borsa, che è Modena chiaramente, uno dei libri più belli del mondo, un libro racconta ancora della. Per cui ho fatto tutto un lavoro sui codici miniati, immaginando col pieno e col vuoto tutta la scansione del disegno della parte invece, della parte miniata, della pagina, della composizione, e quindi ho fatto tutto un lavoro con la mia grandissima gallerista, che purtroppo è mancata da poco, Ginevra Grigolo, che voglio ricordare perché per me è stata una grandissima gallerista, ma soprattutto con noi artisti, oltre al lavoro e quindi al lavoro proficuo e alla professionalità, ci legava lei un grandissimo affetto, perché lei ci ha dato veramente moltissimo. Per cui con lei ho fatto praticamente, ho lavorato più di 20 anni, e ho fatto appunto due personaggi molto importanti per me, il Rilievo nel 2000 e appunto Del Vole del Canto, che mi ricollegava a Palazzo Stefanoia, Codici Miniati. Quindi un lavoro proprio sullo spazio della galleria. Ecco questo. Ginevra poi tra l'altro ci lasciava molto liberi, con grandi consigli, con grande vicinanza, con grande affetto, come dicevo, ed è stato per me un incontro fondamentale anche proprio per il mio lavoro, e che ringrazio e che sento sempre molto molto vicino, e vorrei tanto migliorare anche per lei, vorrei migliorare nel lavoro. Vedo l'ultima domanda mia. Pochi mesi fa hai posto in una rotonda nel comune di Faenza Nick, la grande scultura al quale hai accennato poco fa. Sì, forse è passata, era la prima immagine quella. E ce ne vuoi parlare per chiudere un attimo questa conversazione? Sì, poi dopo puoi. Dunque, allora, Nick viene inserita, cioè Nick e la Vittoria Alata, viene inserita in questa rotonda e fa parte del museo all'aria aperta di Faenza. Adesso tra un po' uscirà anche un libro, perché ci sono già tante rotonde, luoghi in Faenza, quindi c'è questa grande sensibilità proprio anche nel rapporto con l'arte nella città, negli spazi. Io ho avuto la possibilità appunto di vedere le varie rotonde che erano ancora possibili, ed ho scelto tra l'altro una rotonda che è un po' in periferia, che però con questo lavoro che io in parte avevo già fatto poteva rapportarsi insomma come dimensioni. La scultura è molto sintetica, ha questa specie di aggetto verso avanti, per suggerire un movimento in potenza, che è quello che la scultura suggerisce, ma in realtà è ferma. E poi ci sono queste due grandi ali che sono come due archivi, cioè ho cercato di arrivare, perlomeno il mio intento era quello, alla sintesi vera di questa figura. Pensate alle amiche che stanno braccio, o le piccole amiche che si trovano anche nel mondo classico, ed è un tema che è sempre stato, adesso io non voglio, è sempre stato trattato in tante maniere. Io l'ho fatto in questo modo, vedete una visione anche vabbè, qui a Castello di Pergine, sempre, e poi la vedete di giorno, inserita appunto nel verde, e di sera invece illuminata, quindi illuminata solo da una parte, per cui si legge proprio questa, e poi una scultura di quasi 6 metri, l'acciaio Corten, che è un acciaio molto particolare, è questo metallo che ha questa lega, che ha un po' di nickel e non corrode, quindi prende la patina come del ferro arrugginito, ma non viene mai corrosa, e poi prende l'ossidazione a seconda degli ambienti atmosferici, quindi è un materiale molto vivo, molto duro, e quindi permette anche forme molto compatte, e quindi anche una certa
una certa idea di essere concisi nella concezione di questo materiale, che è molto interessante per lo scultore. Volevo dirvi se per voi avete ancora un minutino e avete piacere di stare. Io voglio ringraziare tutti quanti, chiaramente anche Davide Ferrari che prima non sono riuscita a fare, Bruno Stefani che mi lega una amicizia e un affetto da fratello, perché ci conosciamo da qualche anno, 40 anni più o meno, so, vabbè. E volevo dire, c'è un piccolo video che vi farei vedere e lì si vede come lavoro nel laboratorio. Partirei con... ed è Energea, è una scultura in acciaio questa. Specificità appunto nel campo proprio dell'energia, e quindi Giorgio Moni che curerà e sta curando, che curerà tutta la questa iniziativa con proprio apporto come storico dell'arte, ha coniato la parola e il titolo della scultura, che è Energea, da Gea, da Gea, dalla dea della terra, della mitologia greca. Quindi questa mistura di energia e del nome di questa divinità. Questa scultura di 4,60 m si posta appunto di fronte alla Gea. Inizialmente, quando ho visto la sede, ho cercato questo rapporto intrinseco tra lo spazio e la scultura, quindi sempre lavorare sullo spazio, sempre cercare di ottenere un rapporto e tra l'altro significativo tra architettura, spazio, circostante e la scultura, quindi questo connubio, questo dialogo. Per cui ho cominciato, dopo aver visto lo spazio, a pensare a diversi elementi, quindi ho preso in esame ad esempio il significato di energia, la sua iconografia, la radice della parola, questa che ci ricorda tra l'altro alla dea terra, alla madre terra, alla grande madre, dei concetti primordiali. Volevo dare soprattutto un'idea di movimento, quindi mi sono rivista anche tutto il concetto sul futurismo, sul vortice, sul movimento. Poi mi sono resa conto che in realtà volevo un movimento sì forte e deciso, ma soprattutto dalla terra verso il cielo. E pian pianino ho cominciato a pensare ad una situazione quasi proprio magmatica di interno della terra, di sostanza incandescente che in qualche modo esce e dalla linea della terra va appunto in alto in maniera sensazionale. Per cui ho pensato a diversi elementi che nello specifico sono anche abbastanza semplici, cioè proprio la fiamma e poi un elemento trapezoidale che invece collega, fa da collante a tutta questa scultura. Siamo approdati a diversi bozzetti, a diverse idee che poi dopo io ho ovviamente realizzato. Per cui ecco che poi si sono uniti questi vari tenti, e soprattutto l'idea era quella di fermare questa grande idea di verticalità dalla terra verso l'alto in un momento in cui questo grande magma si fissa,
quindi il fuoco che diventa attraverso l'aria cultura. È proprio il movimento, il passaggio che dà questa scultura. Bisognava trovare degli elementi estremamente sintetici. Allora ecco tutta la parte calandrata, la parte delle due fiamme che si affiancano e quindi si rafforzano nel movimento, e questa idea proprio trastagliato, del movimento trastagliato, perché poi con l'acciaio dà diverse situazioni luminose e di luce. Questa scultura è appoggiata su un grande plinto in cemento e poi viene imburonata. Quindi nascerà proprio dalla terra, viene ricoperta dalla terra, nascerà dalla terra. Come materiale, dicevo, ho pensato all'acciaio, contrariamente al ferro, che è un po' il mio materiale d'elezione. Questa volta ho voluto usare una lastra d'acciaio, tutto satinato, e ha questa bella superficie luminosa. Penso che per questa scultura sia estremamente importante avere questo tipo di caratteristica, e quindi una luce propria e una luce riportata poi ad esempio dagli effetti del sole, della pioggia, della nebbia, cioè di tutte queste situazioni legate all'atmosfera. Sono partita dai grandi lastre di 5 metri che ho piato col plasma, pian pianino, le ho assemblate, le ho saldate. E queste grandi parti che sono curvilinee sono state trattate con la calandra, quindi sono state tutte piegate, sono state tutte ammorbidite in questa bella curva, come se curve, e poi sono state insieme saldate e curate e poi lucidate. Credo che ci sia questo dialogo tra un'architettura che è estremamente semplice e la scultura che ha anche lei in epa e poi ha questo movimento. L'occasione è fondamentale, una grande sfida, soprattutto per misurare sulle grandi dimensioni, per misurare appunto una bellissima sfida che io amo e che così prediligo da tanto tempo sullo spazio. Montane e tanti altri, insomma, mi hanno aiutato nella stesura, soprattutto la rilettura degli occhi e seppia, dove tra l'altro c'è questo discorso del paesaggio, questo discorso della terra, e quindi siccome leggo sempre molto il mio lavoro alla poesia contemporanea, perché la poesia per me è un grande arricchimento, e in questo caso ho avuto l'anno di Montane. Ascoltare tra i plume di sterpi schiocchi di nervi fruscini di sterpi. E andando nel sole che appaglia, tentire con triste meraviglia, come è tutta la vita il suo travaglio, in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci abbozzi di bottiglie. Sì, Davide fondamentale, Bruno Stefani della Casa dei Pensieri, Pietranca Bentini, Maria Luisa Vezzani e Sandro Manossini. E tutti voi, grazie infinite. Dico all'inizio di questo incontro, e quindi siete tutti invitati a frequentarli. Se non credo che qualcuno voglia intervenire,
a giudicare, però devo dire che il tempo di durata di questo incontro è uno dei record dal punto di vista della partecipazione assiduo all'ultimo istante di tutto il pubblico che si è creato all'inizio e durante lo svolgimento dell'incontro, quindi questo è un segnale molto positivo. È stato anche un momento didattico, direi, e questo è un po', diciamo, inconsueto e nuovo per questo tipo di attribuzioni di targa onoraria Volponi.